In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Proprio così. Stagione 12, episodio 132. Ciao, oggi in questa puntata andremo a parlare rapidamente di una bloggata che potete trovare sul blog Mio Radar, la paleofologia razionale dei suoi modelli. Il link della bloggata lo trovate in descrizione. Che cosa vi posso dire brevemente? Ecco, secondo me la paleofologia razionale è la ricerca e l'analisi del paleocontatto, quindi paleocontatto tra alieni e esseri umani, e dei successivi paleocontatti, cioè ulteriori successivi ritorni della stessa razza aliena con contatti sporadici con culture umane, procedendo dal passato verso i tempi moderni, partendo quindi dal passato all'oggi. La ricerca ha meno caos entropico culturale, è più semplice da effettuare. Il vantaggio di porre l'ottica d'analisi in un lunghissimo periodo permette di bypassare sia il caos entropico che l'eventuale asimmetria informativa. Il difetto principale è che purtroppo è una ricerca razzista, tra virgolette, cioè si segue sempre solo le tracce della razza aliena del primo paleocontatto e gli indizi sono tasselli di conoscenza nota riordinati in altro modo. Dunque, che cosa vi posso dire? Se siete interessati potete andare a espandere, diciamo, questo tema. A grosso modo vi posso dire che, ecco, l'approccio paleoufologico quindi è superiore, a mio avviso, più efficace, mentre l'approccio ufologico classico è assai inefficace, perché, ecco, limitarsi a statisticare come fanno nell'ufologia classica tutti gli avvistamenti UFO facendo di tutta l'erba un fascio, ecco, un'attività assai sterile. Dentro le statistiche UFO classiche, nell'ufologia classica, ci va a finire un minestrone di roba in cui ci sono UFO, bufole, aerei civili e militari noti scambiati per UFO, prototipi militari segreti, rottami spaziali, satelliti, stazioni spaziali, fenomeni naturali, fulmini, parelli, meteoriti, bolidi, miraggi, eccetera, che vengono tutti scambiati per UFO. Quindi, andando a mescolare le mele con le pere, con le melanzane, con le cosce d'agnello, col tacchino, con i pesci, con i polpi, ecco, ne esce fuori un aggregato totale, un coacervo eterogeneo di dati che non permette di cavarci fuori un cazzo di niente. Peraltro, se si va a prendere le statistiche UFO Italia e si mettono a correlazione con il budget del Ministero della Difesa americano, si trova un banalissimo RXY di correlazione lineare che è vicinissimo a più 1, per cui è evidente come il sole che le serie ufologiche italiane sono nella quasi totalità tutti degli eventi umani che sono imputabili a missioni speciali o a cause militari, ma gli ufologi o i testimoni li scambiano per eventi alieni. Ora, più che contare gli avvistamenti in aggregato, è meglio pesare gli avvistamenti valutandoli uno per uno, verificando quanto siano reali e misurabili, quanto possono essere spiegabili o da anomali o misteriosi. Ecco, nel mare magnum dell'ufologia classica esistono casi UFO ben documentati che sono reali e misurabili, sui quali è possibile esprimere un giudizio razionale valutando una presenza ETH in visita sulla Terra. Questa banale ragione, non servono 99.000 statistiche, basta anche un solo caso UFO oppure due casi UFO ben documentati per dimostrare un evento. Quindi l'ufologia razionale, a mio avviso, è classificare gli eventi UFO per forma, per colore, per dinamica di volo e per rischio alfa, in relazione alla diciamo, misurabilità e esistenza dell'evento. Tale studio permette infatti di associare poi eventi reali e misurabili con altri eventi ragionevolmente simili a basso rischio alfa. Quindi lo scopo dell'ufologia razionale è la scrematura nei casi ufologici per la costruzione di serie storiche ufologiche omogenee che siano campionari ma
statisticamente significative, per analizzarle, tentando di estrarre relazioni numeriche da cui inferire le basi aliene di partenza collocate presso esopianeti o sistemi stellari distanti. Che cosa si intende per serie ufologica omogenea? Ecco, si definisce una serie storica ufologica omogenea quando ci sono eventi UFO ragionevolmente ben documentati, tali da essere valutati come eventi UFO reali e misurabili con basso rischio alfa, razionalmente imputabili a mezzi ETH in visita sulla Terra, in cui in ciascun caso ufologico sia stato osservato lo stesso shape UFO. Che cosa si intende per serie storica statisticamente significativa? Si definisce una serie campionaria ma cronologicamente ampia, composta da casi ufologici omogenei con stesso rischio alfa, con eventi UFO che siano geograficamente dispersi sulla Terra. Quindi, per come la vedo io, l'ufologia razionale è un sottoinsieme della paleufologia razionale. Cosa servono i modelli ufologici? Ecco, i modelli ufologici, lo tech astrocalc, i tech astrocalc, servono per dare un senso logico alla latenza ufologica osservata, sostituendo al dato numerico una latenza ufologica sintetica, che permette di ipotizzare in modo razionale uno o più esopianeti come basi di prossimità aliene. Mentre i modelli ufologici a tecnologia saurica quanto i modelli ufologici a tecnologia insettoide completano in dettaglio quanto AstroCalc ha già elaborato. Quindi stiamo parlando in questo caso di modelli numerico-statistici in cui la latenza ufologica è stata razionalizzata dentro un ventaglio di culture aliene e tecnologie diverse. La stima del fattore tecnologico, ossia C, la velocità dell'astronave, differenza oltre che per cultura aliena anche per tipi e modelli di astronavi siderali. Ecco, sono stime, perché ovviamente non si ha un'astronave aliena da mostrare studio. Ecco, se siete interessati sui modelli ufologici a confluenza corta, quali sono i due modelli a confluenza corta e che cosa invece prevede il Deep Space Traffic, il link lo trovate in descrizione. Per questa breve puntata è tutto. Se volete approfondire cosa si tratta, la paleufologia reazionale, i suoi modelli, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. Dunque, se state fruendo questo file, suppongo che vi siate già sciroppati le precedenti tre lunghe puntate di ufologia reazionale, in cui, punto 1, si sono citati eventi UFO che sono eventi reali e misurabili, eventi UFO che sono ben documentati, eventi UFO non imputabili a cause naturali, eventi UFO non imputabili a tecnologia terrestre. Ma al contrario, dopo un'attenta analisi degli eventi UFO, questi eventi UFO sono imputabili, oltre ogni ragionevole dubbio, ad una manifestazione tecnologica aliena, ossia ETH. Punto 2. Stando a quanto vi siete già sciroppati nelle puntate precedenti, ecco, avete visto che consultando fotografie NASA, JPL, Caltech e fidandosi su ciò che si vede, perché il processo di elaborazione digitale è lossi e non c'è modo di sapere cosa sia stato fatto a monte dalla NASA, JPL, Caltech, e considerando che nessuno di noi può prendere la propria auto e andare su Marte a vedere di persona cosa diavolo sia
quelle strane evidenze e le evidenze NASA, JPL e Caltech che sono mostrate. È quindi palese che, stando a quanto si vede e fidandosi su quanto si vede, è chiaro che su Marte ci sono evidenze artificiali di vita intelligente ETH, e su Marte c'è, oppure c'è stata in passato, una base aliena. Punto 3. Applicando nozioni scientifiche di fisica classica e nozioni di fisica relativistica, è possibile dimostrare che è tecnologicamente possibile il viaggio interstellare nello spazio profondo usando i reattori ad antimateria ad annichilazione con motori al plasma, a cui aggiungere fuori dall'astronave del plasma espulso e prodotto dall'annichilazione, plasma che poi è trattenuto magneticamente per creare una sorta di coperta energetica protettiva per assorbire e deviare le mortali energie del vento solare e siderale. Inoltre è logico immaginare la presenza di apparati per l'animazione sospesa, mantenendo in stasi l'equipaggio, e smorzatori inerziali, oltre a computer, radar, avionica avanzatissima, armi con energia a raggi e sensori infrarossi, ultravioletti, raggi X, gamma e quant'altro, ma soprattutto nelle microonde, per gestire così una navigazione automatica che dovrà durare nei viaggi interstellari molti anni. Punto 4. Dalla serie storica del traffico alieno per la Terra, composta da eventi UFO reali e misurabili, che oltre, dopo diciamo un'attenta analisi, sono imputabili oltre ogni ragionevole dubbio ad una matrice ETH, quindi tutti eventi della serie storica del traffico alieno con un basso rischio alta, ecco, è possibile costruire una matrice delle differenze reciproche da cui è possibile evidenziare dei segnali numerici che possono essere indizi di trenini di UFO alieni, ed è quindi possibile costruire su questi segnali numerici dalla matrice delle differenze reciproche. Ad esempio, io ne ho costruito 3 modelli statistico-matematici sulle latenze UFO ETH, e sono stato capace di andare a puntare il dito su vari sistemi stellari intorno alla Terra dove potrebbero essere collocate delle basi aliene di prossimità e delle fabbriche distributori di antimateria, in modo da fornire il altro carburante ai dischi alieni per viaggiare nello spazio. Questo è quanto si desume da un approccio ufologico razionale. Ed andando indietro nel tempo, avete visto nella puntata numero 3 che è possibile andare ad evidenziare una serie storica campionaria di altri eventi UFO molto 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 più antichi, che sono una palese dimostrazione di UPART tecnologici, quindi di manifestazioni di tecnologia ETH. Tecnologia ETH che è stata rappresentata in opere d'arte, oppure che è presente in antiche religioni, perché sono, diciamo, il frutto di un fugace contatto tra alieni ed umani, con eventi che sono stati scambiati dagli umani per manifestazioni religiose e che poi hanno dato il via ai culti del carico, oppure addirittura un qualche tipo di contatto molto più profondo tra alieni ed esseri umani, alieni che sono più intelligenti di noi terrestri, perché gli alieni appartengono ad almeno una civiltà più vecchia e più saggia, con maggiore conoscenza scientifica, alieni che sono culture benevoli nei confronti del genere umano, perché non sono mai esistite le guerre dei mondi di H.G. Wells, dato che il genere umano nel XXI secolo è proiettato in una bomba demografica da 12 miliardi di persone, e nessuno di noi è mai stato ficcato in una scatoletta di carne simmental aliena. Al contrario, ci sono indizi di visite aliene ETH nel passato lontano, molto lontano dalla storia dell'uomo. Quindi ha pieno senso chiedersi: quando accadde il primo paleocontatto?
talk to the sergeant, the UFO people at Edwards. First place, I should tell you that Norton UFO referred this back to Edwards as being in their area. There's a lieutenant that is the UFO responsible officer in bed. Elementi di paleofologia razionale. Questo è il mio secondo ebook sul tema della paleofologia razionale, scritto nel 2012, dove ho enunciato praticamente i primi assiomi di base. Andremo a parlarne un po' più in specifico, in modo più veloce. Ci ho fatto un ebook trailer, ma questo è quando all'epoca stavo sul paleocontatto.blogspot.it, adesso poi nel 2012 ebbe a spostarmi su Blogspot. Dunque, il libricino di appena 23 pagine in PDF in Creative Commons è in sostanza composto da tre capitoli: breve introduzione, assiomi di base, problema della misurazione di un paleocontatto, la scelta dei parametri della ricerca per tracce, ecco il loro perché, fondamenti della misurazione di paleofologia reazionale da meno infinito fino a 1500, capitolo 6, fondamenti della misurazione di paleofologia reazionale per T maggiore di 1500, assioma numero 7, che scatta dal 1500, correlazione inversa, caos entropico, alien footprint, che poi sarebbe il principio di neutralità. Andiamo con ordine. Breve introduzione. Ecco, quando si ha a che fare con programmi chiusi, la ricerca è sempre facile perché ci saranno solo variabili ed il risultato sarà una scienza certa. Se sfortunatamente si finisce per avere a che fare con eventi complessi, allora il numero delle variabili cresce. Oltre alle variabili che influenzano il fenomeno, ci saranno anche delle immutabili, eppure delle variabili nascoste, che potrebbero non essere nemmeno osservabili. I problemi saranno aperti e la ricerca non sarà una scienza certa. Nella migliore delle ipotesi, qualora si riuscisse a chiudere con assunzioni logiche i problemi aperti osservati, il risultato della ricerca non sarebbe una scienza certa, ma solo tendenzialmente certa. In oggetto di studio complesso, ecco, l'ultima cosa che serve è incasinare ancora di più la situazione moltiplicando i problemi e non seguendo un metodo oggettivo e razionale per defuffarizzare la situazione. 1. Osservare il fenomeno, quindi scremando dal rumore antropico e dall'asimmetria informativa. 2. Descrivere il fenomeno, imparandolo a misurare. 3. Costruire un modello descrittivo e quindi anche estrapolativo. 4. Verificare le estrapolazioni. Tornare al punto 1 se i dati osservati non confermano i dati attesi. Nel fare tutto questo occorre che la ricerca sia misurabile, creare un sistema di condizioni necessarie che devono essere soddisfatte per ritenere un evento ufologicamente reale, tale che l'evento ovviamente non sia spiegabile facilmente con fenomeni naturali, aerei, satelliti, iridium, flare, aereo, modelli, a LED, lampade cinesi, OAX, eccetera. Verificabile vuol dire che le fonti di dati che si citano possono essere verificati da terzi potenziali ricercatori che potrebbero essere interessati al fenomeno, che vorrebbero controllare quello che si è fatto, replicabilità indiretta del fenomeno, oltre al fatto di poter verificare che tipo di logica, rapporto esisterebbe nella spiegazione del fenomeno, oltre al fatto che il corpus della teoria del modello, oltre a descrivere il passato, deve ovviamente avere capacità predittive. Falsificabile vuol dire che i potenziali terzi ricercatori devono essere messi in grado di poter confutare una teoria, o perché si cita dati errati che non si sapevano essere errati, oppure perché scoprono un diverso funzionamento, una diversa logica matematica del corpus della teoria, o perché le previsioni non collimano con i dati della nuova e successiva misurazione. Dunque, il primo assioma di base, ecco, 1. Darwin ha ragione, il creazionismo è una cagata pazzesca. Ecco. Come avete capito, la paleofologia reazionale
non è creazionista, ma è evoluzionista. Darwin ha ragione. Il creazionismo è una cagata pazzesca. Ecco, chi pensa che l'Homo sapiens sia sbucato fuori per vie creazioniste, ecco, non è un paleofologo razionale, ma è un bischero. Corollario darwiniano esobiologico. Non è possibile infatti capire la esistenza degli alieni senza Darwin. Le razze aliene intelligenti che possono o potrebbero aver generato o possono generare un paleocontatto nel passato della storia dell'uomo sono solo due: la razza aliena insettoide e la razza aliena saurica. Le razze aliene mammifere non possono aver generato un paleocontatto nella storia dell'uomo perché sconteranno, come noi mammiferi terrestri, un ritardo evolutivo di circa 65 milioni di anni. All'epoca dei dinosauri, nel Cretaceo, gli insetti erano grossi come tacchini. I dinosauri, rettili, dominavano il mondo. I mammiferi all'epoca erano relegati in una nicchia evolutiva marginale. Ed i mammiferi più grandi ed intelligenti erano dei prototopo muschiati. Questo prima del botto meteoritico. E i prototopo muschiati si nascondevano sottoterra, probabilmente a causa del fatto che nel nostro sistema solare c'è una grossa fascia di asteroidi, da cui ogni tanto cade un meteorite, che finì poi per estinguere la vita sulla Terra, o quasi estinguere la vita sulla Terra, andando a deviare profondamente l'evoluzione animale e biologica nel nostro pianeta, dal gigantismo delle piante, anfibi, insetti, sauri e pesci. L'evoluzione finì per favorire il nanismo ed i mammiferi, da cui poi emerse il primo ominide dopo 65 milioni di anni, dal primo topo muschiato primordiale dell'era dei dinosauri. C'è tutti i vari grafici evolutivi per rendersi conto un po' qual è la distanza tra esseri umani e dinosauri. E praticamente noi si deriva in pratica un po' tutti dagli anfibi. Ma prima degli anfibi i mammiferi derivano dai topi muschiati. Dunque, adesso in tre parole vi dico perché gli alieni che possono aver generato un paleocontatto o che potrebbero aver generato un paleocontatto possono essere solo degli insetti sapiens o dei sauri sapiens. Nel Cretaceo gli insetti erano grossi come tacchini, quindi il cervello si sarebbe potuto sviluppare di più in rapporto al corpo. Gli insetti vivevano in nidi, in clan, avrebbero potuto sviluppare un linguaggio. Gli insetti all'epoca perseguivano una fortissima specializzazione genetica, alta adattabilità ai cambiamenti. Gli insetti avevano veri arti, da cui avrebbero potuto sviluppare mani per manipolare oggetti o costruire utensili. Ce n'erano di insetti anche di onnivori, ciò avrebbe permesso una maggiore adattabilità. Gli insetti non erano ai vertici della catena alimentare, per cui sarebbe stato loro necessario evolversi, ma non sarebbero potuti rimanere ingabbiati in una nicchia evolutiva, come accadde allo squalo, che è un pesce, e che non avendo all'epoca più nemici e nemmeno oggi, è rimasto praticamente bloccato nel suo habitat e non si è andato ad evolvere, quindi non è mai cambiato, anche perché l'ambiente in cui lo squalo vive non ebbe a mutare e lo squalo non ebbe la necessità aggiuntiva di evolversi, sia perché era in cima alla catena evolutiva sia perché l'ambiente non è mai mutato. Nel Cretaceo c'erano anche i dinosauri. I sauri erano indubbiamente di dimensioni rilevanti, ma ce n'erano alcuni che avevano una scatola cranica più sviluppata in rapporto alla massa del corpo. Il cervello si sarebbe potuto sviluppare di più in rapporto al corpo. Alcuni di questi dinosauri vivevano in clan e quindi avrebbero potuto anche sviluppare il linguaggio, un proto-inizio di cultura siluriana. C'erano anche
di dinosauri onnivori, il che permetteva indubbiamente una maggiore adattabilità. I dinosauri avevano zampe anteriori, da cui avrebbero potuto anche manipolare oggetti per costruire utensili. I dinosauri, alcuni di questi, non essendo al vertice della catena alimentare, ecco, avrebbero dovuto evolversi, e le loro caratteristiche non avrebbero relegato tale razza in una nicchia evolutiva chiusa, come accadde allo squalo, dato che c'erano alcuni dinosauri rettili che non erano al vertice della catena alimentare. Se non fosse caduto praticamente il meteorite, praticamente l'habitat gradualmente sarebbe mutato a causa della deriva dei continenti, e quindi praticamente avrebbero avuto la necessità e la possibilità di evolversi. A me pare ovvio quindi che le possibili razze aliene con cui l'umanità nella sua infanzia o pre-infanzia potrebbe essere entrata in contatto possono essere solo dei sauri sapiens o degli insetti sapiens. Classi naturali terrestri, che non è detto che siano identiche alle razze aliene, ma la razza dei sauri e degli insetti sono da considerarsi la migliore approssimazione terrestre a qualcosa che nel nostro pianeta non ha potuto svilupparsi a causa della caduta del meteorite killer, che cambiò il percorso evolutivo, e il meteorite killer cambiò la storia del pianeta Terra. Alla stessa considerazione si può giungere per converso procedendo dalla tassonomia, per cui in pratica si giunge che praticamente solo i sauri e gli insetti potevano, diciamo, in assenza del meteorite andare a sviluppare degli insetti sapiens o dei sauri sapiens. I mammiferi erano troppo piccoli e non avrebbero potuto svilupparsi sotto la larga presenza di sauri e di insetti. Diciamo, gli uccelli derivano dalla evoluzione dei sauri, gli anfibi non avrebbero potuto sviluppare una cultura intelligente elevata, in quanto essendo i più vecchi e i meno specializzati rispetto agli insetti, ai sauri oppure addirittura ai mammiferi. E di sicuro i pesci sott'acqua non avrebbero potuto mai generare nessuna cultura, perché sott'acqua ci sono le pinne e non si svilupperanno mai delle mani. Inoltre sott'acqua non è possibile scoprire il fuoco e quindi tutti i processi di ossidazione. Assioma numero 2. Un Upart incrina una teoria epiciclica classica, ma non è sufficiente per dimostrare una nuova teoria. Occorre che la nuova teoria inglobi sia l'Upart che tutte le altre rilevazioni storiche, il che mi pare abbastanza ovvio. Non si può sostenere che nel passato lontano siano esistite delle paleoesplosioni nucleari attorno a Sodoma e Gomorra se i paleoclimatologi del CNR non hanno trovato negli antichi sedimenti dei ghiacci, ricostruendo i paleoclimi, ecco, i ricercatori paleoclimatologi non hanno trovato nessuna traccia di fallout radioattivi, se non dal 1945 in poi. Ecco, e con questo ho chiuso la discussione con tutti i paleocazzari che vanno a raccontare fantaballe su guerre nucleari spaziali nel lontano, diciamo, nella lontana infanzia dell'umanità. Assioma numero 3. Gli alieni tecnologicamente avanzati saranno sicuramente razionali. Questo è banale. Altro assioma alquanto ovvio: è logico attendersi che gli alieni rispettino il principio atteso di comportamento logico di un alieno razionale, che permette sia il rispetto del principio di neutralità, sia soprattutto e grossa garanzia per avere certa la propria incolumità degli alieni durante l'esplorazione di un mondo alieno che è, diciamo, presente con una cultura intelligente, uno stato tecnologico, diciamo, molto avanzato, ma sulla Terra ci sono una cultura intelligente e uno stato molto arretrato e violento. Ecco, quindi non sapendo niente della cultura aliena è difficile dire anche cosa sia un alieno buono o cosa sia un alieno cattivo in rapporto a cosa la razza umana potrebbe rappresentare per gli alieni e quali valori etici a priori potrebbero essere importanti per gli alieni. È però interessante il filmato sui culti del cargo, che è alquanto illuminante
su un ipotetico quale contatto, perché dimostra come sarebbero stati percepiti per dei possibili visitatori dei terrestri buzzurri che avessero osservato degli alieni in visita fugace sulla Terra. Quindi, ragionando di alieno buono, alieno cattivo, e interazione da remoto e interazione sul campo, ecco, alieno buono, interazione da remoto, ecco, un'eventuale ricerca paleosetica non sarebbe attesa nessuna traccia, la ricerca non troverebbe alcun fermatempo né la misurazione di un gradiente alieno. Potrebbe dare esiti positivi, perché semplicemente gli alieni ci osserverebbero da remoto e quindi per un diciamo non avrebbero lasciato nessuna traccia, nessun contatto. Quindi un osservatore moderno che andasse a effettuare una ricerca paleoufologica e si trovasse a sua insaputa di fronte a degli alieni buoni che interagiscono da remoto e ci osservano, ma non hanno lasciato nessuna traccia e non hanno avuto mai nessun contatto, ecco, un osservatore moderno concluderebbe che nessun paleocontatto sarebbe mai esistito nel passato. Non è definibile che cosa potrebbe fare un alieno cattivo con una interazione da remoto, chissà, forse tirarci sassi spaziali o delle epidemie, boh, non lo so. Comunque, non è definibile a una interazione da remoto, anche perché, diciamo, non sapendo niente dell'ambiente di arrivo, dove c'è la cultura meno evoluta, sarebbe anche difficile andare in pratica a progettare qualcosa di negativo. Comunque, interazioni sul campo riguardo a un alieno buono, ecco, alieno Deo, verrebbe percepito come un Deo, e questo permetterebbe lo studio della cultura umana dall'alto della piramide sociale. Oppure, se potesse un alieno buono nascondersi o mettersi a livello dello studio della bassa della piramide sociale camuffandosi, ecco, di sicuro un alieno buono terrebbe un comportamento a basso profilo, studierebbe la cultura umana dal basso della piramide sociale, non lascerebbe traccia storica, non si metterebbe in evidenza come ebbe a fare Gesù Cristo, non farebbe miracoli ipertecnologici o altra cosa, in modo da non lasciare memoria o traccia, e permettendogli di ripartire, eventualmente ritornare e rivisitare dal basso della cultura umana tutte le volte che eventualmente ritornerebbe, senza lasciare memoria storica o traccia della storia, e quindi di conseguenza il comportamento a basso profilo, low profile, gli permetterebbe di studiare il basso della piramide sociale senza lasciare alcuna traccia per un alieno buono con interazioni sul campo. Cosa farebbe invece un alieno cattivo se facesse una interazione sul campo? Beh, un comportamento alieno in questo caso sarebbe molto simile a quanto hanno fatto gli europei quando hanno incontrato gli africani, schiavizzandoli o deportandoli, oppure che cosa hanno fatto gli europei quando hanno incontrato i quelli rossa che li hanno ammazzati tutti, oppure quello che hanno fatto gli europei quando hanno incontrato gli aborigeni australiani che li hanno ammazzati e segregati, appropriandosi dell'Australia e segregandoli ai margini gli aborigeni, oppure quello che hanno fatto gli europei quando hanno incontrato i sudamericani che li hanno posti in catene e hanno messi a lavorare. Ecco, questo è quello che ci sarebbe sul campo, in una interazione sul campo, in caso che, diciamo, ci fossero alieni cattivi. Ecco, un Deo ha dei superpoteri ed è quindi impossibile attaccarlo. Ciò riduce al minimo i rischi e massimizza l'incolumità nell'esplorato alieno. Inoltre, un Deo concede se e come quando vuole conoscenza alla cultura retrograda, dando la possibilità di ridurre al minimo l'inquinamento del proprio oggetto di studio. E un Deo, ossia un alieno, decide se e chi incontrare, riducendo al minimo quindi lo shock interculturale e di rischi sanitari reciproci. Un Deo, in quanto Deo, con sacrifici e doni otterrebbe il massimo risultato con il minimo sforzo e il minimo mezzo, introducendo però automaticamente dati e campioni, reperendoli con poco sforzo grazie alle donazioni degli esseri umani, e non avrebbe nemmeno l'obbligo di contraccambiare, donando neanche troppo know-how, dato che questo gli permetterebbe di evitare di influenzare negativamente o di modificare o di deviare l'evoluzione del proprio oggetto di studio andandolo ad inquinare.
Ecco, di tutti i comportamenti possibili, l'idea di spacciarsi per un Deo avrebbe enormi vantaggi logici, mentre dal punto di vista del terrestre buzzurro neolitico, la propensione a spiegare con la religione, con la magia, ogni progresso tecnologico faciliterebbe la percezione del posizionamento alieno-Deo. Meno probabile una ricognizione diretta sul campo studiando dal basso della piramide sociale la cultura umana, in quanto uno, non è detto che l'alieno possa avere una immagine umana, essendo appunto un alieno, di cui ci si aspetta una razza di tipo insetti sapiens o una razza di tipo sauri sapiens. Quindi sarebbe alquanto difficile camuffarsi come essere umano mammifero. 2. Anche qualora l'alieno riuscisse a camuffarsi perfettamente, camuffando le proprie sembianze e d'usi, camuffando anche gli usi alimentari, ecco, sarebbe, diciamo, un alieno otterrebbe comunque un comportamento low profile, in modo appunto da non cacciarsi nei guai, non mettersi in evidenza e quindi tenere sempre un comportamento a basso profilo, indetettabile nella storia, non lasciando alcuna memoria storica, in modo che l'alieno possa andarsene e eventualmente dei suoi colleghi ritornare dopo un po', dopo, diciamo, una lunga pausa dovuta ai viaggi siderali ad una seconda missione, e permettere a due eventuali suoi colleghi, oppure a lui stesso, a rifare una nuova missione, onde poter appunto tornare a fare i studi successivi sempre dal basso della piramide sociale, sfruttando però sempre l'ottica di studio dal basso della piramide sociale, ma mantenendo sempre un comportamento indetectabile nella storia a basso profilo. Siamo al numero 4. Ogni paleocontatto è un contatto a sé, come tale va dimostrato, che mi sembra abbastanza evidente. Siamo al numero 5. What they saw was what they drew. Principio di lettura che scaturisce dalla logica premessa che le culture narrano e disegnano e scolpiscono le cose che hanno visto. È il postulato che si usa quando si approccia all'iconografia e ai reperti di una cultura, esattamente la stessa chiave di lettura che gli storici usano sulle caverne dell'arte rupestre del Neolitico, quando sono dipinti animali. Da questo principio di lettura scaturisce che le culture narrano e disegnano e scolpiscono le cose che hanno visto. Se si stesse osservando elucubrazioni astratte, allora vi saranno contraddizioni biologiche nella descrizione iconografica che relegherà il reperto a pura immaginazione e mito. E dal principio what they see was what they exactly drew, in cui si interpreta letteralmente l'altezza delle statue, oppure what they see was what they drew, e con cui l'altezza delle statue non è sostanzialmente indicativa, ma potrebbe essere, diciamo, di tipo simbolico. Quello che però scaturisce dall'assioma numero 5 è che le forme antropomorfe, con una forma umana, diciamo un corpo umano, ma con testa di animale, è la forma, in particolar modo con testa che potrebbe somigliare ad un insetto, in un qualche modo, oppure ad un rettile, sono le forme più interessanti, perché chiaramente definiscono una forma antropomorfa per l'ipotetica razza aliena attesa degli insetti sapiens e sauri sapiens. Le forme che riguardano forme di animali con teste di persone, che è il reciproco, se ci pensate, della teogonia leopolitana, in particolar modo le raffigurazioni delle teogonie sumeriche, ecco, sono completamente inutili e non hanno alcun interesse, perché non è possibile immaginare il corpo di un animale con la testa di un essere umano, perché non ha alcun senso, non ha nessun senso biologico. È, come si dice qui, una contraddizione biologica che relega la descrizione iconografica nella pura immaginazione e mito, a differenza di una scultura, come potrebbe essere nella teogonia eliopolitana, con la presenza di un corpo umano con la testa di un falco, con un becco, oppure con un corpo umano e la testa di leone, che relega, diciamo, a un altissimo interesse, perché dentro queste figure potrebbero esserci il ricordo di una presenza aliena, perché la forma antropomorfa, come vi ho già detto,
è fortemente collegata alla, diciamo, corollario esodarwiniano, ma la testa indubbiamente viene, non può essere chiaramente una testa di una razza umana, proprio per le ragioni che vi ho detto di tipo esodarwiniano. Assioma numero 6, il caos entropico è crescente, e questo mi pare abbastanza logico, però diciamo da qui scaturisce che occorre in pratica andare a considerare un punto X in cui l'entropia culturale diventa molto elevata. Ora vi salto il problema della misurazione di un palo a contatto, che poi ne parleremo successivamente, e la scelta dei parametri, poi successivamente ne parleremo. È possibile andare a considerare tutti questi assiomi che va da meno infinito fino al 1500, questo perché fino al 1500 il concetto di alieno non era presente nella società umana. Dopo il 1500 fu postulata nella cultura protestante la possibile esistenza di extraterrestri, ma questa conoscenza era relegata a solo chi sapeva leggere e scrivere, quindi solo al vertice della piramide sociale. Gradualmente però questa conoscenza ebbe sostanzialmente ad evolversi a causa della cultura che fu la scuola dell'obbligo che fu introdotta. Quindi nel 1600 e nel 1700 gradualmente la gente iniziò a leggere e scrivere, iniziò a diffondersi cultura. E ai primi del 1800, con l'arrivo delle riviste e poi con la stampa, rivoluzione diciamo della stampa a caratteri mobili, che permise una grande acculturazione delle persone, per cui fino al 1500 è possibile utilizzare questi criteri di paleofologia e reazione. Tra il 1500 e diciamo il 1800 non è possibile utilizzare in sostanza gli stessi criteri paleofologici, ma occorre andare a utilizzare altri tipi di criteri che sono gli stessi, che sono quelli che si applicano da dopo il 1000, praticamente il 1800, e in sostanza occorre che in pratica l'evento sia reale e misurabile. Quindi poiché dal 1500 inizia a crescere l'entropia e dal 1800 diventa a livelli enormi, occorre applicare dal 1500 in poi, a meno che non vi sia più un 1500 più un epsilon, a meno che non vi sia in questo epsilon una intensa interpretazione religiosa. Se non vi fosse l'interpretazione religiosa, ecco, gli eventi devono essere reali e misurabili, che vuol dire che questi eventi devono essere comprovati da misurazioni tali da essere fatti acclarati. Vi siano anche altre testimonianze dirette di soggetti che hanno effettuato l'avvistamento, vi siano anche altre testimonianze di soggetti che da remoto abbiano assistito all'evento, ma testimoni che non conoscevano quegli altri che hanno assistito all'evento più vicino, quando più vicino. Inoltre arriviamo all'assioma numero 7, che afferma che esiste una correlazione inversa tra il caos entropico e l'alien footprint. E questa correlazione inversa tra caos entropico e alien footprint definisce il principio di neutralità. È abbastanza banale da dimostrare. Si consideri un numero di paleocontatti jesimo dal primo fino a quello successivo, il primo paleocontatto, il secondo, poi il ritorno e vari altri successivi ritorni. Ora, l'importanza dei paleocontatti: il primo paleocontatto, il primo con uno, sarà sicuramente più importante del secondo, e il terzo meno importante del secondo, e così via. Si pensi ai viaggi che furono fatti dagli europei in America. Il primo sbarco indubbiamente di Colombo in America fu una grande, grandissima importanza. Poi i viaggi successivi via via presero meno importanza, li fecero un po' tutti. Quindi andando a misurare la consistenza e il peso delle evidenze aliene per il paleocontatto jesimo, dal primo fino all'ultimo. All'inizio si postula l'esistenza di un fermatempo, poi ne parleremo di cos'è il fermatempo. Picco 1, poi il secondo, la seconda evidenza è minore della prima, nel terzo viaggio le evidenze saranno minore del secondo e del primo, fino a che diciamo, le consistenze e la importanza dell'ennesimo
quale contatto diventerà prossimo a zero. Poiché il caos entropico è e la simmetria è terrestre crescente, C con 1 è minore di C con 2, di C con 3 e C con n tende a più infinito, quindi tautologico che correlando il caos entropico con il peso delle evidenze lasciate dagli alieni si abbia una correlazione inversa, stessa cosa correlando il caos entropico e la simmetria terrestre, con l'importanza di ciascun pale contatto. La decrescenza della consistenza e peso estrinseca in sé il principio di neutralità, non interferire, ossia non distruggere, non deviare, non influenzare, non schiavizzare una cultura tecnologicamente inferiore, come un imperativo costante da rispettare per l'alieno, in modo da poter tornare ogni volta che si vuole, senza essere scoperto, e per non influenzare il proprio oggetto di studio in modo rilevante. Ecco, quindi, sinché gli alieni potevano addirittura mascherarsi in dei, ecco, al limite potevano essere persino relativamente pubblici e non influenzare il proprio oggetto di studio, dato che un Deo concede se e come gli pare conoscenza, minimizzando l'influenza diretta sulla cultura e l'oggetto, diciamo sul proprio che è anche oggetto di studio, ma allo stesso tempo, essendo alieno Deo, avrebbe incamerato il massimo risultato con il minimo sforzo. Il caos entropico e la simmetria informativa terrestre orizzontale, che è crescente ed impatta in modo inverso sull'alien footprint, per cui con il passare del tempo, maturando nella cultura terrestre la consapevolezza scientifica della possibilità di esistenza degli alieni, crescerebbe anche la possibilità per gli alieni di essere riconosciuti come esseri di altri mondi, quindi crescerebbe esponenzialmente eventuali problemi di reazioni da parte dei terricoli che potrebbero essere incontrollabili, o indurre poi un'escalation ed una violazione del principio di neutralità da parte degli alieni come eventuale controrisposta, violando così anche il principio di neutralità. Ecco, per queste ragioni credo che si capisca perché l'assioma dell'alien footprint permette di cogliere meglio la dinamica aliena attesa, dato che gli ipotetici paleocontatti alieni sarebbero sempre meno diretti e meno consistenti, per cui è evidente che l'assioma della correlazione inversa del caos entropico con l'alien footprint protegge la paleofologia razionale, in quanto non tutte le tracce presentate come possibili prove dagli ufologi, casi ufologici che diciamo crescenti e trascinati dal caos entropico e dalla simmetria informativa, non potranno mai essere dei veri casi di veri paleocontatti per avere diciamo quella connessione paleofologica, proprio per il fatto che al crescere delle visite si riduce l'importanza e si riduce la relativa traccia marcata. Qui ora vi do un breve concetto di cosa intendo io per fermatempo e come adesso si va a diciamo la scelta dei parametri per ricercare le tracce e quel loro perché. 1. Miti o leggende o religioni che parlano di dei partiti e o arrivati con canoe celesti, oppure di dei che manifestano enormi conoscenze oppure compiono azioni fuori dal comune. 2. Disegni di potenziali UFO, oppure di pitture di astronauti, oppure disegni di strane entità con teste a pinolo e o caratteristiche aliene. 3. Ruolo emancipato della donna nella società, pratica della mummificazione, pratica della vasocostrizione cranica e occulto per testa pinolo e insolite capacità costruttive. Questi sono tutti parametri che vanno utilizzati come misurazione all'interno delle culture umane datate T minore uguale di 1500. Se queste misurazioni disperse nella società danno una misurazione positiva, si ha un paleocontatto e poi il fermatempo, oppure insolite conoscenze o scientifiche fuori dal loro contesto storico, tracce indirette di manufatti alieni o altre evidenze dirette o indirette di alieni. Allora, il fermatempo è indubbiamente il pezzo più importante, il pezzo più vistoso che ci si aspetta in un primo paleocontatto. C'è poco da dire, è come una strisciata di un evidenziatore giallo, posto su un posto per fissare una potenziale data e luogo e mantenere un determinato messaggio. Le insolite conoscenze scientifiche per il contesto storico minore del 1500 sono indizi di contatto diretto con potenziali civiltà
e relativa influenza culturale aliena, frutto di un qualche scambio o pillole di conoscenza ceduta dagli dei. Ottime infine le tracce indirette di manufatti alieni, che a questo punto non sarebbero libere associazioni astratte o libere interpretazioni, ma correlazioni forti e rassomiglianze forti che prenderebbero un maggior senso proprio perché supportate da un numeroso altro numero di parametri che misurano il potenziale grado di infiltrazione culturale aliena in una società umana. Un fermatempo è una struttura artificiale, solida e duratura, che esprime forme artificiali e mostra materiali e livelli di produttività fuori dal contesto storico in cui è calata. Il fermatempo è concepito per resistere alle erosioni del tempo, naturali ed umane. Il fermatempo deve mantenere inalterato un significante che nasconde un suo contenuto, che deve essere decodificato. Ecco, e quindi questo è un po' quanto. Poi le misurazioni del gradiente alieno. Ecco, il gradiente alieno è praticamente quello che vi ho detto, la misurazione di questi quattro parametri. Miti o leggende o religioni che parlano di dei partiti arrivati con canoni celesti oppure che manifestano enormi conoscenze oppure compiono atti fuori dal comune e disegni di potenziali UFO oppure pitture di astronauti oppure disegni di strane entità con testa pinola e o caratteristiche aliene e contemporaneamente ruolo emancipato della donna nella società e pratica della mummificazione e pratica della vasocostrizione cranica e occulti per testa pinola e insolite capacità costruttive. Per il primo pale contatto è richiesto il fermatempo, per i successivi ritorni il fermatempo non è richiesto, perché si invoca appunto il teorema del ritorno. Quindi il pale contatto diretto lo abbiamo quando una civiltà che ha visto e parlato con alieni, gli associati a degli dei, ha introitato, anche se in modo minimo, conoscenze e usi o consuetudini non terrestri. I vari parametri misurano una sorta di gradiente alieno per tale civiltà a contatto diretto. 2. Quale contatto indiretto, sia una ricognizione. È una civiltà che ha visto in modo più remoto delle culture a quale contatto diretto degli alieni. Una cultura a quale contatto indiretto magari ha visto degli alieni trafficare nella savana, o nel deserto, o nella foresta amazzonica, o sulla prateria, oppure in alta quota, diciamo sui monti, alieni in tuta spaziale, oppure alieni intenti a prendere i campioni e poi volare via con un mezzo da ricognizione, come un piccolo razzo, un aereo, un aereo VTOL, un elicottero, anche con palle intubate, insomma una cultura riconducibile ad un contatto minimo, ma tale da generare un imprinting nelle culture arretrate come effetti in termini di miti e religioni e culti che abbiano pattern zoomorfi compatibili con quelli evidenziati dalla cultura a paleocontatto diretto. Quindi le culture a paleocontatto indiretto sono testimonianze aggiuntive dell'esistenza di un paleocontatto diretto, quindi l'evidenza forte è il paleocontatto diretto. Poi per rafforzare il paleocontatto diretto di una società, una cultura che deve avere le misurazioni di esito positivo, una misurazione del gradiente alieno positivo, si devono ritrovare delle culture a paleocontatto indiretto con una misurazione di un gradiente alieno parzialmente positivo, come si è visto, e che avallino, diciamo, la presenza del paleocontatto diretto, ma che non vi siano contatti tra queste due culture. Il gradiente alieno è inteso come valore che misura il grado di decontestualizzazione di taluni aspetti sociali e culturali e circostanze nella cultura in oggetto, nello spazio e nel tempo. È misurato tramite una serie di parametri dispersi all'interno delle società, vedi appunto le condizioni 1, 2, 3, 4. Il fermatempo è necessario solo per il primo pale contatto. È considerata misurazione ad esito positivo ogni indizio alieno, oggetto, manufatto, iconografia, mitologia compatibile oppure con usi e costumi simili e altre culture con un pale contatto positivo e o conoscenze o consuetudini o quant'altro di utile possa risultare sostanzialmente distaccato dai popoli confinanti e o innovativo e o fuori contesto storico, almeno per il periodo cronologico in cui la cultura in analisi è incastonata. Vedi per analogia appunto i culti del cargo. E questo è un po' quanto. Se dovete andare a espandere
in pratica elementi di paleofologia razionale, potete andare sul mio blog. Non è finita qua. La discontinuità architettonica egizia di terza specie. Come potete vedere, questa è definizione grafica di discontinuità di terza specie, in cui c'è una funzione che cresce, poi arriva in un punto, questo punto non c'è nulla, il valore si distacca, la funzione fa un salto di uno scalino, il valore assume un valore molto più elevato e diverso da questo qua, poi si scende e poi si scende giù. Quindi praticamente il limite destro e il limite sinistro, in sostanza, della funzione sono diversi dal valore della funzione, convergono su un punto che però è diverso dal valore in cui la funzione assume un proprio valore in un determinato punto. Cioè il limite destro e il limite sinistro della funzione convergono su un punto, iscon 0, ma in iscon 0 la funzione non è uguale al limite destro e sinistro, ma assume un valore completamente diverso. Questa è la definizione grafica della discontinuità di terza specie, che illustra molto bene il paleocontatto. Parlerò proprio di questo in breve. La piramide di Cheope, di Kefrem, di Micerino, la Sfinge e il tempio megalitico annesso non sono stati costruiti in sostanza dagli egiziani, ma erano già lì in Giza e sono stati costruiti probabilmente in un tempo che va tra il 6000 e il 4100. E io qui vi, in questo testo, ho trovato sufficienti indizi per evidenziare il primo paleocontatto, che è stato festeggiato con un enorme fermatempo, con un'opera in sostanza che è segnata sulla crosta terrestre per festeggiare il primo paleocontatto tra una cultura aliena avanzata e una cultura umana molto 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 arretrata, scambiata per dei. I proto-egizi lo ebbero a narrare, per come lo capirono, nella Teogonia eliopolitana, di cui c'è traccia palese di un paleocontatto. È in questione aperta anche sulla Teogonia menfita, se vi possa essere traccia anche contestuale di una cultura saurica per quanto riguarda il mito di Sekhmet. Pensate alle piramidi, che erano bianche, bianchissime, e lo stesso colore, pute caso, lo ritroviamo negli oggetti alieni, quando sono in movimento, che emettono una fortissima luce bianca, mentre la piramide rossa emette, diciamo, un colore rossastro, riprende un po' il colore dei mezzi rossastri di cui abbiamo già visto. Questa è una coincidenza sorprendente di tipo colorifico. Adesso andiamo più in dettaglio a parlare di roba tosta, veramente tosta. Dunque, primo punto, se si va a vedere la produttività espressa in sostanza dai primi grezzi confronti, quindi con quello che ce la viene a raccontare l'archeologia classica, si vede che le tre piramidi di Giza esprimono una produttività che non è omogenea, cioè non è, è aliena al contesto storico, perché non potevano essere costruite, e quindi c'è qualcosa che non funziona, perché in pratica io qui ho fatto tutti i conti
c'è qualcosa che non funziona. Ora, nelle società pre-industriali la produttività è sempre decrescente, quindi DP su DT è minore di zero, in quanto non ci saranno mai state innovazioni di processo tali da meccanizzare la produzione. Il livello di output sarà stato sicuramente decrescente, in quanto il costo opportunità, manodopera sottratta all'agricoltura, alla difesa dei confini, eccetera, sarà fatta sentire nel tempo dei 150 anni che io ho preso a modello per quanto riguarda in sostanza la costruzione delle tre piramidi. Inoltre il lavoro duro e gli incidenti sul lavoro, l'alta mortalità infantile, la bassa speranza di vita rispetto agli operai del 1990 e dalle attese del 1990, ecco, avranno comportato anche problemi di manovalanza, ossia di rimpiazzo, addestramento della nuova forza lavoro. Ipotesi credibili e tendenza pienamente credibile, dato che poi gli egizi si sono messi a fare tombe modello garage, di cui però c'è elemento di qualche elemento contesto fuori contesto storico. Questo è il primo punto, quindi in sostanza un blocco. Il numero del come era stato proposto praticamente qui dall'inizio di Chaos Pyramid, UFO e Pyramid propone almeno 1170 cavatori, è un dato che è completamente fuori contesto storico, quindi un blocco ogni 16 minuti per diciamo 150 anni, lavorando 24 ore su 24, 365 giorni l'anno per 150 anni. Si doveva mantenere un ritmo di un blocco ogni 16 minuti, non è evidentemente sostenibile. Infatti c'è fatto un test, se si va a vedere, poi ci arriveremo, spannometro di Micerino, se si va a vedere la produttività di Micerino, cioè il volume di Micerino in rapporto a in sostanza le altre due sfingi, a Cape e Kefrem, quanto tempo ci avrebbero messo? Ecco, ci avrebbero messo gli operai che hanno costruito Micerino per costruire Cape e Kefrem, ci avrebbero messo praticamente 1150 anni. 1150 anni gli operai che hanno costruito Micerino. Se avessero dovuto costruire Cape e Kefrem ci avrebbero messo 1150 anni, almeno stando alla produttività interna all'opera di Micerino. Si va a confrontare con la Torre Eiffel, cui praticamente il criterio della Torre Eiffel, gli altri Eiffel ci conoscevano l'acciaio, c'erano la forza lavoro, c'erano le gru, mentre gli egiziani sostanzialmente ci avevano tutta più le mucche, le corde vegetali, cune di legno, un po' di sassi e non è, a parte che non è possibile, e un po' di e oggetti in rame, con il rame non è possibile lavorare né la diorite né il granito. Comunque, lasciando questo elemento che è non è possibile travalicare con i discorsi degli archeologi che dicono che gli egiziani si sono sforzati tanto e siccome si sono sforzati tanto hanno risolto il problema, no, non è possibile lavorare il granito con il legno e con il rame. Inoltre i ragionamenti circolari degli archeologi, siccome in Egitto ci sono le piramidi, siccome in Egitto ci sono gli egiziani hanno costruito le piramidi, infatti ci sono le piramidi in Egitto. Ecco, con questi ragionamenti circolari non si va da nessuna parte, perché i palestinesi sono in Palestina insieme agli ebrei, gli ebrei e i palestinesi sono in Palestina, nella zona in Palestina, diciamo nel Medio Oriente, ci sono castelli medievali, quindi i palestinesi e gli israeliani hanno costruito i castelli medievali, perché i castelli medievali sono in Palestina e in Medio Oriente. Questo è il ragionamento circolare che fanno gli archeologi, che però non funziona, perché i castelli medievali li hanno costruiti i crociati quando sono andati in Medio Oriente a fare le crociate, e i palestinesi e gli israeliani i castelli non li hanno costruiti. Quindi
con questo già dovreste capire che quello che ci racconta l'archeologia classica con i ragionamenti circolari non si va da nessuna parte. Con la produttività della Tour Eiffel, ecco, quanto tempo ci avrebbero messo gli operai che hanno costruito la Tour Eiffel nel 1887 per costruire Keope, Kefren e Michelino? Ecco, ci avrebbero messo 2503 anni, considerando la tecnologia dell'epoca: acciaio, vapore, esplosivi, cune in acciaio, gru, catene in acciaio, no? Ci avrebbero messo 2503 anni. Con il criterio del ponte di Brooklyn, che c'è acciaio e granito, quanto tempo ci avrebbero messo? Ci avrebbero messo gli operai americani 1012 anni. Proviamo a fare praticamente la media e si giunge alla discontinuità di terza specie, appunto, perché per Michelino 60, in Michelino che si racconta che sia stato costruito in 60 anni, gli operai di Michelino per costruire Keope, Kefren ci avrebbero messo 1150 anni. Per gli operai che hanno costruito la Tour Eiffel, gli operai della Tour Eiffel con la tecnologia della Tour Eiffel, per il volume di, diciamo, della massa delle tre piramidi, Keope, Kefren e Michelino, non ho conteggiato i volumi della Sfinge e del Tempio Megalitico annesso perché non ne conoscevo i valori, quindi mi sono limitato a fare i conteggi solo sul Keope, Kefren e Michelino. Ecco, gli operai della Tour Eiffel ci avrebbero messo 2500 anni. Per gli operai del ponte di Brooklyn ci avrebbero messo 1000 anni, quindi in pratica, facendo la media, 1150 di retrodatazione per il criterio di Michelino, per 2500 anni per gli operai della Tour Eiffel di retrodatazione. Per il ponte di Brooklyn di 1000 anni, in media la retrodatazione va portata di 1550 anni. Quindi 2570 c'è la data di completamento della piramide di Cheope, la data di presunta della nascita di Cheope è il 2583, quindi andando a retrodatare, meno 1550 si arriva tra il 4120 e il 4133. Quindi almeno prima del 4100 occorre infatti aggiungere il volume che non ho stimato della Sfinge e del Tempio Megalitico annesso. Ora, prima del 4100 non c'era nessuno in Egitto ed in Africa capace di costruire le tre piramidi. Infatti sono andato a costruire un breve test di archeometria che me lo sono inventato ex novo. Ho ricostruito, ho cercato di stimare con i dati da quanto diceva la scienza, quale fosse la piramide demografica in sostanza degli egiziani, associando un livello di produzione di 71 blocchi a settimana con morti e mutilati al 3%, che è praticamente il tasso di morti e mutilati dell'INAI italiano nel 1950. Però c'erano i motori diesel, gli esplosivi, cune in acciaio, catene in acciaio, il vapore, motori elettrici. Ma il 3% della popolazione della forza lavoro che lavorava nell'industria lapidea finivano morti o mutilati nel 1950 per incidenti sul lavoro. E questo 3% l'ho associato a un volume di 71 blocchi a settimana, che con questo volume si sarebbe potuto solo ristrutturare meno del 10% di quello che c'è sulla piana di Giza delle tre piramidi megalitiche, che sono tre monti sintetici. Ricordatevi il concetto di monte sintetico: aprite un cassetto, metteteci dentro l'idea delle tre piramidi di Giza, Cheope, Kefren e Michelino, che sono tre monti sintetici di pietra. Mettetelo dentro il cassetto, chiudete il cassetto. Ok. Livello di produzione 641 blocchi a settimana, che è quello che permette la produzione e la costruzione delle tre piramidi di Giza in un periodo di 150 anni, lavorando 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno per 150 anni. Ecco, io a questo volume di produzione ho associato il doppio
dei morti. Ho solo raddoppiato, stimando del doppio, assegnando il doppio dei morti mutilati italiani del 1950, statisticati dall'INE in virtù del fatto che la tecnologia dell'Egitto del 2000 a.C. non era di certo comparabile con la tecnologia edilizia del 1950, che la mole di lavoro di 641 blocchi a settimana a 2,5 tonnellate comporta sicuramente un volume più elevato dei rischi di quelli di un livello di produzione di 71 blocchi da 2,5 tonnellate a settimana. Peraltro anche questo valore è favorevole all'archeologia epiciclica classica, in quanto il tasso di morti mutilati per i due livelli di produzione raddoppia, mentre il volume produttivo cresce di 9 volte, quindi mentre il volume cresce più che progressivamente, il numero dei morti non cresce in modo, diciamo, di pari passo, ma in modo regressivo, cioè cresce ma cresce meno. Che cosa si ottiene facendo un pochino in questa è la piramide demografica sociale e maschile che ho ricostruito? Ecco, si va a applicare un po' di coefficiente e si scopre che in sostanza clono un blocco di 641 blocchi a settimana, dopo 60 anni in sostanza si arriva a solo 12.549 persone che sarebbero rimaste sopravvissute, mentre con un livello di 71 blocchi a settimana per 60 anni ne rimangono 82.654. Con un livello di 641 blocchi a settimana per 150 anni si arriva a un livello di sopravvivenza di solo 47 persone. 47 morto che parla, è un valore che nella simulazione va interpretato. Dimostra che la classe maschile agricola e dei cavatori si sarebbe estinta prima, molto prima dei 150 anni di corvée, con un volume di costruzione di 641 blocchi a settimana, applicando appunto un tasso di morti e mutilati del 6% annuo. Sarebbe scoppiata una tremenda carestia, in quanto il lavoro femminile nei campi non avrebbe comportato le stesse rese agricole del lavoro svolto dai maschi. Si pensi agli arateri e alla necessità di scavare a fondo per rivoltare la terra. Aratro rudimentale che offre già rese modeste ed è già scarso nell'uso quando è tirato da una mucca e sospinto da un uomo. Figuriamoci quanto è sospinto da una donna o da un bambino. Infatti, osservando il quoziente settore primario, 89 minori del 90%, seppur vicini al 90%, pur mantenendo tutte le donne a lavorare nei campi, le rese sarebbero state basse con una pesante carestia, latente e strisciante. Tuttavia, sarebbe mancata l'intero volume di costruzione della Sfinge e del tempio megalitico annesso, per cui i lavori dopo 150 anni si sarebbero dovuti interrompere per palese estinzione della manodopera. Di certo gli egizi non hanno costruito Pisa, infatti la semi-estinzione della classe maschile, dei cavatori e dell'operaio dopo 150 anni di corvée, avrebbe comportato una riduzione del tasso di natalità e la impossibilità di raddoppiare la massa demografica dopo 1000 anni, cosa che invece è avvenuta in Egitto, come riscontrato dal test di demografia antica. Quindi è evidente che gli egizi non hanno costruito Giza. Le cifre della simulazione dell'impatto e dei costi economici lo dimostrano. Quindi, questo è quanto. Non è tutto, perché ci sono le fotografie degli alieni e ci sono manufatti alieni. Non è finita qua. Le testimonianze dell'arte rupestre sahariana, che sono orientativamente cronologiche, contestuali, coeve e omogenee con la stima tra il 6000 e il 4100. C'è tutta una serie di pitture e sculture, sia, diciamo, per esempio le più classiche sono quelle della Val Camonica, ma si ritrovano poi criptiche entità sia nel Tassili quanto addirittura contemporanee in Australia, con entità che troviamo le Smoking Guns sostanzialmente dentro la cultura della Teogonia eliopolitana. Dunque, il modello in 3D delle astronavi spaziali, però non ve ne parlo, ne vi parlo della roba più tosta, più succosa. Osiride, ecco. Osiride, c'aveva la testa a pinolo e era verde,
Chi di voi ha mai visto un essere umano con la testa a pinola e la pelle verde? Nessuno ha mai visto un essere umano con una testa a pinola e la pelle verde. Quindi è evidente che Osiride, se è stato rappresentato così, doveva essere già per suo un ibrido con qualche cosa. Un essere umano, prevalentemente essere umano, però ci aveva una testa a pinolo e la pelle verde. Quindi Osiride era già, ipotizziamo che sia già un ibrido. Poi qui abbiamo Set, Anubi e Thoth. Tutti questi dei c'hanno, sono molto simili, hanno il becco, è un elemento in certo senso che li accomuna, con una presunta razza insettoide. Anubi, associato più ad un cane che diciamo a uno sciacallo, apparentemente sembra né insettoide né rettiloide. Tutti però hanno una specie di parruccone o folta chioma o copricapo integrante dalla forma zoomorfa. Questo è a mio avviso un elemento assai importante che li accomunerebbe tutti verso una razza rettiloide, tanto che proprio codesto elemento caratteristico li farebbe assomigliare a un cobra reale oppure a qualche cos'altro che adesso poi ne parleremo. Comunque, tralasciando per il momento Anubi e focalizzandosi su Set e Thoth, che entrambi hanno il becco, il figlio di Osiride, che non è sicuramente umano, che nessuno ha mai visto un essere umano con la testa a pinola e la pelle verde, esce fuori un essere umano di forma antropomorfa ma con il becco, una testa a becco che riprende il becco di qua. Ora, questo elemento strano è la dimostrazione palese che dalla seconda generazione ibrida sembrano riemergere i caratteri alieni originari, come becco oppure chioma voluminosa. Qui abbiamo testa a pinolo che li rispunta e becco su un corpo antropomorfo, mantenendo però la testa appunto pinolo del padre. Tale evidenza, se riletta in chiave genetica della legge di Mendel, lo dico tre volte, appaiono elementi probanti da un punto di vista paleoastronomico e non sono elementi deliranti, in quanto questo è praticamente un ibrido recessivo. Quindi, in sostanza, partendo dall'ipotesi che Osiride sia un ibrido di prima specie generato tra esseri umani e alieni, inizia a uscire fuori un DNA umano in dominanza, però con elementi non umani come la testa a pinola e la pelle verde. Il figlio di Osiride fa riemergere i caratteri recessivi, perché riemerge praticamente, abbiamo la testa a pinola del padre ma il becco e la testa, diciamo, di falco, che riprende con la presenza del becco come Set e Thoth, che nella nostra ipotesi, nel nostro contesto, erano alieni con il becco. Quindi nella teogonia leopolitana c'è palese dimostrazione nel mito Osiride Horus della seconda legge, della legge di Mendel, appunto, per quanto riguarda gli ibidi e i caratteri recessivi. Cosa cazzo è l'Ankh? Ecco, cioè, sono varie teorie su cosa potrebbe essere i zoccoli o altri, uno specchio o altre minchiate. Ecco, qui vado a discutere che le ipotesi fatte dall'archeologia classica sono completamente cannate. Se si va a osservare per come viene utilizzato lo strano oggetto, ci ritroviamo una forma molto simile a quella che potrebbe essere sostanzialmente un dispositivo medico portatile per un attack portatile con criteri stereografici. Abbiamo praticamente la stessa forma e la stessa praticamente funzione. Inoltre, non è finita qua la pila di Baghdad. Ecco, la pila di Baghdad proviene sostanzialmente dall'Egitto, è sicuramente una pila. Qui c'è la dimostrazione dal sito egittologia.net che è sicuramente una pila composta in serie,
chiaramente non è un artefatto che poteva essere compatibile per un'astronave, che il voltaggio è troppo basso, ma è un artefatto costruito con strumenti terrestri, che è stato con un know-how proveniente da qualcuno che ha detto agli egiziani di come fare, senza dargli praticamente le nozioni di fisica, o chissà, forse magari hanno dentro il libro di Thoth queste nozioni di fisica. E la pila di Balk sostanzialmente poi è migrata, non era di Baghdad, ma era egizia, ma è migrata a Baghdad perché tra egiziani e sumeri praticamente si scambiavano, diciamo, e commerciavano. Perfino il carro da guerra egizio, arma segreta, era stata commercializzata con i sumeri. Quindi se c'è finito un carro da guerra, che poi è stato sviluppato a partire dall'idea egiziana dai sumeri, indubbiamente anche nozioni, diciamo, aliene dentro un artefatto poi che veniva costruito seguendo la memoria delle pratiche di quello che le era stato detto, è finito praticamente a Baghdad, ma in realtà proviene in pratica dall'Egitto, e ne abbiamo prova né più e né meno proprio dentro la lampada di Dendera. Adesso andiamo a vedere le lampade di Dendera. Non è finita qua. Eccola qui, la raffigurazione delle lampade di Dendera poste tutte in serie dentro il tempio di Dendera, che vanno poi ad alimentare l'oggetto della lampada di Dendera, che non è una lampada di Dendera ma è un tubo catodico. Qui abbiamo perfino il disegno della resistenza. Lo Z è praticamente una pila più potente. Comunque, la cosa più importante è che questi apparati, queste pile, gli Z, sostenevano dei ventilatori di Dendera, di cui non c'è traccia perché se li sono inculati, praticamente qualcuno si è inculato le varie lastre che qui erano state dipinte, non scolpite. Ma possiamo inferire l'esistenza degli aeratori di Dendera dalla costruzione delle tombe modello Garage, che sono enormi e mastodontiche. Ma se l'effetto camino ci dimostra che andando a scavare tutte queste enormi tombe nella roccia viva, sarebbe creata sufficiente, in sostanza, CO2 per un gas velenoso incolore e inodore che avrebbe praticamente sterminato tutti gli operai. Al turno successivo gli operai avrebbero trovato quelli del secondo turno, gli operai morti, ma nessuno sarebbe morto perché ci sarebbe stato tempo sufficiente per arieggiare la tomba. Quindi sarebbero verificati una serie di incidenti a catena con morti degli operai per di fatto avvelenamento e morte per CO2, gas letale incolore e inodore, che all'epoca non era noto e che presto sarebbero state interpretate come un volere degli dei, che non avrebbero voluto gli dei che gli egiziani andassero a scavare tutte queste tombe, e quindi sarebbero ritornati, avrebbero smesso di costruire le tombe modello garage e sarebbero ritornati a fare le piramidi normali, sublimando, diciamo, evitando di sublimare il concetto di piramide con il concetto di montagna. Infatti l'effetto camino ci dimostra che la temperatura esterna è molto più alta di quella che si verrebbe creare all'interno, e l'effetto camino funziona finché non c'è nessuno. Quando c'è la gente che va praticamente a scaldare, siccome fuori è molto caldo, si verrebbe a creare la stessa più o meno una temperatura rapida tanto quanto all'interno, l'effetto camino viene meno e gli aereatori, diciamo, costruiti pozzi di ventilaggio degli egiziani non avrebbero più funzionato, l'effetto camino non avrebbe più funzionato. Peraltro, per costruire dei pozzi di ventilazione occorre della dinamite, che
gli egiziani non avevano e non avevano neanche i martelli in acciaio, quindi non si capisce bene già come facessero, ma sicuramente avevano dei ventilatori di tendera per, diciamo, permettere la costruzione di queste enormi tombe egizie. Anche il calendario seochiaco, poi ci arriveremo, sostiene l'ipotesi del paleo contatto tra il 4100, il calendario seochiaco, è il punto di T0 in cui praticamente si va a verificare. Ci sono una serie di date che dal calendario seochiaco è possibile andare indietro, ma ci sono due date dello zero del calendario seochiaco e dello Zeptepi che rendono sostanzialmente interessante la cosa, perché abbiamo il primo zero nel zodiaco nel 1390 dopo Cristo, poi nel 4241 sta dentro la forcella 6000-4100, ma poi abbiamo uno zero del calendario zodiaco anche nel 5701 e anche il 5701, che è l'epoca dello Zeptepi, con lo zero del calendario seochiaco sta dentro il 6000-4100, quindi ci sono due date del calendario dello zero del calendario seochiaco, il 4241 e il 5701, che stanno esattamente dentro la forcella di stima tra il 6000 e il 4100. 4100 è l'intervallo superiore estratto dallo spannometro raffrontando la produttività delle piramidi con Micerino, Ponte di Brooklyn e la Torre Eiffel, e il 6000 deriva dal punto di minimo del sostanza del lago Chad, e dentro queste due forcelle 6000-4100 si ritrova due zeri del calendario zodiaco, che sono lo zero dello Zeptepi secondo il calendario e il conteggio egiziano di quando sarebbe avvenuto, diciamo, il contatto dello Zeptepi del primo tempo. Epoche precedenti, 7161, 8621, 10081, 11500, ecco, non sono da considerare, in quanto queste epoche c'era un punto di massimo del lago Chad, per cui sarebbe venuto meno le ragioni di atterraggio in Giza. Inoltre si esclude come possibile epoca lo Zeptepi per il fatto che le piramidi di Giza, la sfinge e il tempo megalitico annessi, sono siti appunto lungo il fiume Nilo. Le testimonianze dell'arte rupestre sahariana e non infatti convergono lungo il periodo del, come vi ho detto, tra il 6000 e il 4100, che sono coeve, omogenee e contemporanee a questi due zeri dello Zeptepi. Precedenti non ce ne sono, e comunque poi veniva a mancare il linguaggio scritto e non ci sarebbe stata la possibilità in sostanza di tramandare in modo veritiero e corretto il mito dello Zeptepi. Ma non è finita qua, perché oltre all'effetto camino, che dimostra l'esistenza dei ventilatori di Dendera alimentati dalle batterie di Dendera, abbiamo appunto le lampade di Dendera, una bellissima foto, eccola qua. Qui abbiamo un'astronave in orbita, l'occhio di Ra, e con una parte del globo. Questa immagine qui si ritrova niente proprio di meno che nel tempio di Dendera, sul soffitto in alto. Se fate lo zoom qui, questi documenti, queste immagini le ho trovate su Wikipedia. È possibile rintracciare la Terra, non sono scrostature, anzi addirittura confrontando praticamente con le mappe antiche del tempio, per esempio questa è la tavola puntigeriana che considerava il mar Mediterraneo addirittura come un lago, e questa è veramente oscena, questa mappa romana, che però si sa che è vera, ma i romani come geografia ne capivano veramente poco, a loro interessava le strade più che altro. Ecco, se si va a vedere dentro il disegno è possibile ritrovare le figure infatti
della Sicilia, che è questa qua, con la punta dell'Italia in qua, e la si ritrova esattamente qua. Trovate tutto praticamente con i vari golfi commisurati. Quindi, se la raffigurazione della la Sicilia e un pezzo dell'Italia è omogenea e presente in questo dipinto con lo spunzone, questo qua, del Marocco, che è qua, abbiamo una raffigurazione del globo con il mar Mediterraneo osservato dallo spazio, questo è un'astronave spaziale, che peraltro è coeva con la raffigurazione delle piramidi. Questo era il modulo, qui la piramide che si staccava e che atterrava in sostanza sulla Terra, mentre in orbita ci rimaneva il modulo 2. E abbiamo evidenza di questa astronave spaziale, adesso ve le faccio vedere perché ci sono nella cultura, in pratica, egizia. Bisogna passare dal ritorno del mito di Vimana. Il mito di Vimana, eccolo qua, si ritrova in India, ha indubbiamente una forma a piramide. Ora però nella cultura indiana si vede che c'è una specie di tempietto su un cigno, oppure un tempio con le ali. Andando a ricostruire il mito, una piramide con le ali, ritornando indietro si trova praticamente la barca solare con il dio Ra, che è quello qua, identico ad Horus, anche lui c'ha il becco, e che è identico a Set e Thoth, anche con il becco. E poi abbiamo il Chef, che è probabilmente una sorta di formica forzuta, ma potrebbe essere anche un rettile. Questo è il concetto di barca solare reintegrato, una barca di legno con sopra un'enorme piramide, quello che ci avrebbe nella reintegrazione dei miti di Vimana ritornando in Egitto. Abbiamo raffigurazioni di questo concetto? Sì, e come no. Barca solare che viaggiava nel mondo dei morti, quella qua, la barca solare, questa qua, e sopra c'era praticamente un alieno. Non c'è una piramide, ma c'è questo alieno che è dentro un qualche cosa, un campo energetico. Ricordatevi la tecnologia aliena, la stima dei mezzi alieni con l'emissione di plasma fuori dai dischi come scudo per proteggersi dai venti siderali, una sorta di scudo energetico. E qui ce l'abbiamo rappresentato, chiaramente lo hanno capito, per hanno disegnato e rappresentato per come lo hanno capito, chiaramente per come lo hanno capito. Non potevano dire che il concetto di plasma non esisteva al tempo, non esisteva il concetto di antimateria, non esisteva il concetto di energia uguale massa per velocità della luce, massa come differenziale di massa, per fusione o per fissione, oppure per massa annichilita, due volte la massa. Andiamo a vedere, e poi si ritrova la barca solare, eccoleci qua. Questi sono la barca solare, abbiamo una barca con un enorme disco, questo rappresenta la barca solare con il sole. Però se voi ricordatevi i dischi che abbiamo visto degli UFO, che sembrano come dei piccoli soli, indubbiamente sono di forma tonda e emettono luce come se fosse un sole, e questi aggeggi si attraccano a un aggeggio qua. Qui abbiamo una specie di semidisco che si aggiunge a un altro aggeggio di barca. Questa è una barca da cerimonia, abbiamo due dischi volanti attaccati e un'enorme piattaforma quadrata in cui possiamo immaginare dove c'era l'attacco della piramide, che si sganciava e scendeva e atterrava, e con due dischi volanti staccati a lati, con un modulo che era rimasto in orbita, eccolo qua, come poteva essere. E di tutto questo abbiamo raffigurazione identica dentro i Dogon, che anche loro stanno sul lago Chad, e gente che ha origini probabilmente egiziane nella parte bassa del sud del Nilo, che erano scappate perché non avevano più lavorare, si sono portati dietro il mito della conoscenza di Sirio B, che la conoscenza di Sirio B è vera e genuina, e è testimoniata dal fatto che abbiamo la rappresentazione di barche solari
come chiavistelli dentro, utilizzati dentro praticamente i depositi delle granaglie dei mitici campi Aru, che stanno dentro la teogonia egizia. E questi chiavistelli che chiudono i magazzini delle granaglie dei Dogon sono identici alle barche solari. Eccola qua, barche solari egizie, si ritrovano in queste forme perché i Dogon vengono chiaramente da là, dal retaggio dei campi Aru. Eccole qua, questa forma, si sganciavano i dischi. Qui abbiamo i dischi con addirittura un alieno con il becco che sta dentro un disco. Cazzo, ci deve stare per forza, sennò che cazzo lo guida? E questa è la raffigurazione. L'astronave che si staccava, questa è atterrata e quell'altra geggio è rimasta, modulo 2 è rimasto in orbita. Questa è una barca da cerimonia che non galleggia, che rappresenta, è la prima raffigurazione dei dischi volanti all'interno della teogonia eliopolitana egizia, la prima rappresentazione dei dischi volanti. Queste barche da cerimonia che non galleggiavano erano un tentativo di retroingegnerizzazione con legno e pitture di oggetti immaginifici che avevano visto, grandi e potenti, e che loro celebravano come, diciamo, culti del cargo. Ma questo era un tentativo di retroingegnerizzazione mescolato a culti del cargo, ma che non erano stupidi gli egiziani, avevano visto oggetti di grande potenza e tentavano di retroingegnerizzarli con dei mock-up o delle sculture. Ma perché avevano visto cose che erano astronavi spaziali. Non è finita qua. Uovo di Assuam. Praticamente è un Upart, eccolo qua. È stato possibile datarlo tra il 4004 e il 4000, quindi praticamente all'interno della nostra forcella 6000 a.C. e 4100 a.C., dove svettano praticamente tre montagne sintetiche. Aprite quel cassetto che all'inizio vi avevo detto di metterci l'informazione che Cheope, Chefren e Micerino sono tre piramidi. Le tre piramidi sono tre montagne sintetiche artificiali. Aprite quel cassetto, recuperate l'informazione, eccole qua. Questo è il simbolo, i tre montagne, 1, 2, 3, si notano già le varie cose che evidentemente erano già state un po' smontate o comunque in parte già, una parte del rivestimento probabilmente era già stato in parte sottratto. Qui abbiamo una mappa che è conforme praticamente al fiume Nilo e faceva anche, oltre che da mappa, faceva anche da borraccia, perché così praticamente era possibile portarsi l'acqua, bere, ma allo stesso tempo avere grosso modo al seguito una mappa per sapere, seguendo il fiume, che cosa poi si sarebbe trovato. Alla fine si sarebbe trovato davanti tre enormi montagne. Tra il 4000 e il 4100 ricordo che era iniziato, non c'era ancora un processo di desertificazione, cioè era già iniziato il processo di desertificazione a causa del termine della glaciazione, ma diciamo si stava andando verso una savana secca, non c'era un vero e proprio deserto come c'è ora e come poi ci fu tutto al 3007. Eccoci qua, e qui si ritrova praticamente tutto. Quindi l'uovo di Assuan è effettivamente la rappresentazione di quello che c'è ad Assuan. È inutile che si dica che non è vero, è vero, si vede chiarissimo, è chiaro, 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 chiaro come il sole, come dice Tiki e Delta, le evidenze ci sono enormi, non si possono nascondere, si possono solo negare. Non è finita qua. Soffitto astronomico della tomba di Senemut TT353, eccolo qua. Questo è un commento del soffitto astronomico delle conoscenze astronomiche, come le vedevano gli egiziani, le varie costellazioni e quant'altro. Tra le poche vere informazioni fuori contesto storico è questo disegnino qua, adesso ve lo allargo, è veramente strabiliante, in cui si vede le tre stelle della cintura di Orione con tre gocciole, tre simboli di gocce dell'acqua. Ora dovete sapere che praticamente la NASA nel
negli ultimi, mi sembra, 15 anni fa, ho scoperto che nelle nubi della, praticamente in direzione della costellazione di Orione, c'è un'altissima densità di acqua. Quindi questa informazione scientifica di tipo astronomico, rappresentata in una tomba antichissima, è una conoscenza scientifica fuori contesto storico ed è ovviamente palese dimostrazione di un contatto tra i proto-egizi e degli alieni. Questa nozione scientifica è stata poi interiorizzata come mito religioso e poi trasposta all'interno, in sostanza, delle varie conoscenze astronomiche, in cui l'astrologia e l'astronomia ancora si fondevano non tutt'uno insieme alla religione. E questo è un classico esempio in cui praticamente c'è un impatto specifico, evidente e palese, in cui è chiaro, in sostanza, in pratica, se andate a fare l'accumulata di tutte le evidenze che vi ho apportato, è veramente irrazionale pensare che i proto-egizi tra il 6000 a.C. e il 4100 a.C. non vi sia stato un pale contatto, anzi, al contrario, ci sono montagne e tonnellate di evidenze disperse anche in Australia o in Val Camonica e nel Tassili di altre culture che confermano quello che raccontano, sostanzialmente, che hanno visto e disegnato in pratica gli proprio egizi, in particolar modo nella Teogonia eliopolitana. E quindi i ragionamenti circolari che fanno gli archeologi classici: gli egiziani stanno in Egitto c'è il canale di Suez, gli egiziani hanno costruito il canale di Suez, gli egiziani hanno costruito il canale di Suez, infatti il canale di Suez è lì in Egitto. Ecco, con questi ragionamenti circolari non si va da nessuna parte, perché il canale di Suez è stata fatta dalla compagnia del canale di Suez tra il 1859 e il 1869. Ecco, con questo detto tutto, c'è stato un paleocontatto tra il 6000 e il 4100 a.C. e poi successivi ritorni con dei paleocontatti meno marcati. Il più marcato è quello dell'Incas intorno al 1200 d.C., ma ci sono forti sospetti anche nella cultura maya iniziale. Se siete interessati a questi temi, potete andare a consultare il mio sito, il mio blog paleocontatto.blogspot.com. Vi troverete tutti i link per questa lunga puntata. È un po' tutto, quasi tutto, diciamo. Un saluto, ciao, alla prossima. Stagione 17, episodio 193, mio podcast. In questo episodio parleremo di paleofologia, paleoastronautica e paleocosmonautica e dei modelli un po' di paleofologia. Dunque, i link per espandere questi temi sulle mie bloggate che provengono da Paleocontatto, i due links li trovate in descrizione di questo file. Paleofologia, paleoastronautica, paleocosmonautica e vita italiana sulla Terra nel lontano passato e il loro perché. Dunque, in breve, possiamo andare a confrontare l'approccio paleofologico con quello dell'ufologia classica. Per l'ufologia classica, che nasce nel 1947, tutto quanto
cronologicamente sta dopo il 1947, rientra nel grande insieme della ufologia classica. Mentre tutto quanto è possibilmente attinente al, diciamo, a eventuali avvistamenti di UFO precedenti al 1947, rientrano nella paleocosmonautica o paleoastronautica, quindi nella ufologia classica. La data critica che separa la ufologia classica dalla paleocosmonautica è il 1947. Tutto quanto sta dal 1947 compreso in avanti rientra nella ufologia classica. Tutto quanto sta precedente al 1947 è attinente ad avvistamenti UFO o a possibili avvistamenti UFO rientra, diciamo, questa nella definizione di paleocosmonautica o paleastronautica, almeno per come la vede la ufologia classica. Diverso invece la situazione per quanto riguarda la paleofologia razionale. Paleofologia razionale parte da un punto indefinito nel tempo in cui ci potrebbe essere stato un paleocontatto alieno. Da qui, nel passato lontano, lontanissimo, si risale in avanti e si arriva al primo punto limite del 1900. Dunque, l'ufologia classica nel 1947 con Kenneth Arnold ebbe a nascere nel mito dell'UFO crash di Roswell, di cui abbiamo già parlato nella puntata, un paio di puntate fa, precedenti. Paleofologia e paleoastronautica sono sinonimi, entrambe le parole si riferiscono tacitamente alla possibilità di visite di intelligenze aliene al pianeta Terra in epoche lontane. Visite aliene che potrebbero aver lasciato una traccia indiretta nei miti e leggende di antiche religioni umane, quanto esservi traccia indiretta in antichi manufatti, delle pseudo riproduzioni di tecnologia fuori contesto storico. La traccia tecnologica aliena è rintracciabile dentro ad un sistema di indizi socioculturali, con particolare attenzione agli UPART, quanto alle possibili riproduzioni di oggetti e manufatti che potrebbero essere dei mock-up di artefatti tecnologici alieni, usati e interpretati per scopi e funzioni religiose. Tutti questi indizi sparsi prendono un senso logico per un paleofologo razionale, solo se sono osservati nel lungo e lunghissimo periodo. Uno, paleoastronautica e paleocosmonautica sono quindi due sinonimi. Il termine astronautica, e cosmonautica ha preso un senso logico concettuale solo dal 1957. Andare quindi a ricercare astronauti o cosmonauti prima del 1957 vuol dire andare a cercare direttamente dei possibili alieni in visita temporanea sul pianeta Terra. Questo perché prima del 1957 il termine astronauta o cosmonautica non aveva nessun reale significato tecnologico sul pianeta Terra. C'era però la fantascienza e la protofantascienza che già speculava di viaggi nello spazio quanto di visite e contatti con alieni. 2. Paleofologia è la ricerca di UFO, ossia oggetti volanti non identificati, in epoche antiche. Il termine UFO non è sinonimo di disco volante alieno, perché nel passato della storia dell'uomo molti fenomeni naturali, bolidi, meteore, eclissi, pareli, eccetera, hanno lasciato un'impronta socioculturale nella storia umana, ma non hanno niente a che fare con gli alieni. Per questa ragione andare a cercare alieni nel passato della storia dell'uomo è assai più opportuno usare il termine paleofologia rispetto ai sinonimi impropri di paleoastronautica o paleocosmonautica, perché per effettuare una ricerca sistemica occorre setacciare miti e leggende di antiche religioni, andando a considerare in primis gli influssi degli eventi naturali. Molti fenomeni naturali non erano noti all'uomo. La scienza prima di Galileo, con il suo metodo scientifico, non esisteva. C'è poi il caos antropico ed entropico degli esseri umani e la simmetria informativa, che crea un enorme rumore di fondo. Tuttavia è molto chiaro che dentro all'insieme degli antichi oggetti volanti non identificati, quanto dentro all'insieme delle antiche religioni e miti e leggende, potrebbero nascondersi anche l'avvistamento
tanti mezzi alieni quanto di possibile il fugace incontro tra alieni ed esseri umani, alieni in visita sporadica ed esplorazione del pianeta Terra, la cui presenza potrebbe aver lasciato una traccia proprio negli antichi miti e religioni. Si possono e si debbono costruire modelli di paleofologia, sia quelli quantitativi quanto quelli qualitativi. Entrambi i tipi aiutano ad allargare la conoscenza paleoastronautica sul tema. Questa bloggata, il link di paleoastronautica, paleocosmonautica e paleofologia reazionale, proveremo a discutere un po' dell'utilità dei modelli qualitativi e a spiegare a cosa servono invece i modelli quantitativi. Mentre i modelli ufologici quantitativi hanno lo scopo di interpretare in modo razionale, ossia razionalizzare, il traffico alieno per la Terra all'interno di un quadro science-friendly, per inferire i sistemi stellari di partenza con nidi tecnologici e o basi aliene di prossimità, nonché fornire una valutazione scientifica approssimativa della tecnologia aliena. A questo riguardo l'ufologia razionale si appoggia al traffico alieno per la Terra, quindi la seriazione degli eventi UFO ben documentati a basso rischio alfa, che una volta valutati possono essere imputati ad una matrice ETH. Ufologia razionale AstroCalc è il modello della latenza ufologica, ufologia razionale Alienware è il modello scientifico di tecnologia aliena. Poi abbiamo blog Paleocontatto e il link alla paleofologia reazionale e i suoi modelli, di cui ne parleremo, ne ho già parlato anche in vari podcast, quindi in questa parte di questo podcast ne parleremo molto poco, in modo fugace. E poi blog Paleocontatto, implicazioni qualitative dall'applicazione di uno dei tre modelli ufologici. Invece i modelli ufologici e la paleofologia, che fa, diciamo, i modelli ufologici e paleofologici di tipo qualitativo, ecco, hanno lo scopo di interpretare e spiegare il significato del contatto alieno ed esseri umani all'interno della nostra galassia. Ecco, il primo modello ufologico qualitativo è quello del contatto per culture aliene umane sulla Terra, per T maggiore 1900 d.C. sino ad oggi, ecco, esposto in questa bloggata di cui proprio discuteremo. Questo modello qualitativo cerca di interpretare il significato delle evidenze ETH dal 1900 ad oggi, come potete vedere, ecco, dai link correlati. Il modello ufologico qualitativo del contatto è stato ragionevolmente dimostrato con numerose evidenze. Sì, avete udito bene. Il modello ufologico qualitativo del contatto è stato ragionevolmente dimostrato con numerose evidenze. Tutti i link li trovate in descrizione. Il secondo modello qualitativo è di tipo paleofologico, ossia ha una ratio lunghissima, di lunghissimo periodo, quindi è proprio paleoastronautica, il modello qualitativo Cook-Kardashev per culture aliene umane sulla Terra dal 5000 a.C. sino ad oggi. Questo modello cerca di interpretare il significato di tutti i contatti alieni umani che sono avvenuti in un lunghissimo periodo dal 6000 a.C. ad oggi. Questo modello qualitativo invece non è stato ancora pienamente dimostrato. Quindi il link alla mia bloggata troverete che dal 1900 in avanti si parla di ufologia razionale, di modelli quantitativi che hanno lo scopo di razionalizzare il traffico alieno per la Terra, questo grazie alla presenza sostanzialmente di una seriazione molto pingue, numerosa di casi ETH con un lunghissimo arco di tempo dal 1900 fino ad oggi. Posto in serie questa serie storica sono tutti casi UFO molto ben documentati, reali e misurabili, e dopo un'attenta analisi possono essere imputate una matrice ETH. Selezionando per pattern, per colori e per forme, si possono andare a identificare un paio di culture aliene in visita sulla Terra, e si possono andare a identificare anche alcuni esopianeti dove potrebbero arrivare con basi di prossimità. Trovate tutto in descrizione. Questo grazie ai modelli quantitativi.
I modelli qualitativi, il modello ufologia reazionale, invece, vanno a misurare tutta una serie di anomalie fuori contesto storico di tipo tecnologico che sono state ritrovate in pratica in una, sia in eventi storici quanto in pratica in traccia, di cui c'è traccia nelle riviste di fantascienza, con palesi anomalie tecnologiche fuori contesto storico. Queste sono evidenze indirette, anzi evidenze indirette ma di un contatto diretto tra alieni ed esseri umani, e con un percolamento di informazioni che si è arrivata praticamente alla stampa, alla quale la stampa con queste informazioni ci ha costruito una serie di racconti, uno per far predigerire la tecnologia e la presenza di alieni e poi contemporaneamente scrivere racconti e trarre profitti, dare in sostanza a queste storie. Ma all'interno di queste storie c'è un nucleo di verità tecnologico che è completamente fuori contesto storico, e questo dimostra il modello qualitativo del contatto, di cui possiamo poi andarne a parlare. Il modello qualitativo ufologico razionale del contatto poggia su un'analogia, un'analogia riferita a un'antica, diciamo un'antica, una serie di tribù che si ritrovano nell'Amazzonia, che non hanno mai avuto un contatto con gli esseri umani, cioè non sanno nulla della scoperta dell'America, non sanno nulla di Colombo, non sanno nulla della prima guerra mondiale, non sanno nulla della seconda guerra mondiale, non sanno nulla dell'uomo sulla luna, non sanno nulla delle diciamo sonde su Marte, eccetera. Vivono praticamente ancora allo stato della pietra, e ci sono degli antropologi praticamente che li studiano da remoto, evitando di in sostanza andare a impattare con praticamente degli shock tecnologici, ma anche con degli shock culturali e portando le malattie. Quindi antropologi studiano da remoto queste tribù dell'Amazzonia che non hanno mai avuto un contatto con gli esseri umani. Ora, da questo evento storico, che è stato ampiamente scoperto dal 7 febbraio del 2011 con un articolo della stampa, le ultime 100 tribù incontaminate mai entrate in contatto con gli europei. Ecco, questo evento storico, in cui ci sono antropologi, ho estratto appunto il modello qualitativo del contatto, da cui in pratica si può in sostanza esumerare, diciamo, quanto segue. Ci ho fatto anche un podcast sul modello qualitativo del contatto. Se la cultura manterrà le sue decisioni, cioè quella più evoluta, allora la cultura B, quella meno evoluta, non avrà nessun contatto con la cultura A, escludendo appunto la variabile deforestazione, climate change, condivisione dello stesso pianeta. Questo in cui la cultura A è la cultura, diciamo la nostra, di tutto il pianeta Terra, mentre la cultura B sono quelle 100 tribù che praticamente non sono mai entrate in contatto con l'essere umano. Se la cultura A, tutto il resto del mondo, ha deciso di ignorarle per il bene di queste tribù, ecco, queste 100 tribù non sapranno nulla di tutti i progressi tecnologici e della storia che è accaduta fino ad oggi sul pianeta Terra. Se quando la cultura B, quindi queste 100 tribù, si accorgeranno dell'esistenza della cultura A, cioè che c'è molto altro al di fuori dell'Amazzonia, allora il resto del mondo, la cultura A, si accorgerà che la cultura B, quindi queste 100 tribù, si saranno accorte della presenza di un mondo, di tutto un pianeta fuori dall'Amazzonia. Forse a quel punto la cultura, il resto del mondo, potrebbe optare, quindi gli antropologi che studiano queste tribù, una volta che queste tribù abbiano percepito l'esistenza di un mondo a loro sconosciuto fuori dalla foresta amazzonica, forse gli antropologi potrebbero optare per un cauto diretto contatto, inviando pochissimi visitatori per minimizzare i rischi sanitari e shock sociologici e tecnologici. E questo è quanto si andava a inferire sulla storia in pratica delle 100 tribù incontaminate in Amazzonia, mai poste in contatto con gli europei. Da questo avevo in pratica definito il modello del contatto dell'ufologia reazionale, facendo una metafora con la cultura praticamente il pianeta Terra, e la cultura B, la cultura aliena. Quindi se la cultura aliena decideva di non contattare gli esseri umani, ecco, gli esseri umani non troveranno mai traccia. Se invece la cultura B
che studia, quindi gli alieni che studiano gli esseri umani, si accorgono che gli esseri umani si sono accorti dell'esistenza degli alieni, allora gli alieni potrebbero contattare con un cauto contatto diretto, inviando pochi visitatori per minimizzare i rischi sanitari e shock sociologici. Questo evento è già accaduto nel passato, perché questo contatto, nel passato della storia dell'uomo, cioè dal 1900 fino ad oggi, questo contatto è già accaduto, perché si ritrova traccia tecnologica di un contatto alieno, quindi di un influsso tecnologico, all'interno delle riviste di fantascienza in cui sono evocati artefatti tecnologici completamente fuori contesto storico nel periodo di tempo in cui le riviste di fantascienza sono state pubblicate, pezzi di tecnologia che non avevano ragione di esistere e non potevano esistere con le conoscenze del tempo, ma che poi hanno preso un senso una cinquantina d'anni dopo. Ecco, e qui trovate praticamente un po' tutto. Se andate a cliccare su evidenze di visite ETH sulla Terra, impatti sociotecnologici ETH recenti nelle culture umane, troverete praticamente un lungo e pingue elenco praticamente di artefatti tecnologici, upar tecnologici con data, diciamo, successiva al 1930, più o meno dal 30 al 1930 in avanti, da cui è possibile andare a inferire che questi sono upar tecnologici che non potevano essere concepiti con le nozioni scientifiche del tempo e nemmeno immaginate, perché non era possibile concepire tecnologie di questo tipo. Vi rinvio a tutta una serie di elementi che trovate elencate nella descrizione. Il link di tutto lo trovate in descrizione, quanto della pagina evidenze di visite ETH sulla Terra, impatti sociotecnologici ETH recenti nella cultura umana, quanto al suo relativo podcast, e quindi di conseguenza la presenza di UPART tecnologici completamente fuori contesto storico, che non potevano essere né pensati né immaginati né creati con le conoscenze del tempo, che risultano oggetti fuori contesto storico, sono evidenze e traccia indiretta di una presenza tecnologica aliena che quindi passa tecnologia e purtroppo, ahimè, gli esseri umani utilizzano questa tecnologia in primis essenzialmente per far evolvere solo la tecnologia di tipo militare e poi successivamente ricascano anche in quella civile, ma il primo impatto è solo quello di tipo militare, ahimè. E questo è quanto. Cosa c'è da dire? Ecco, c'è da dire che per quanto riguarda la seconda parte, in pratica la patologia reazionale e i suoi modelli, ecco, di cui in questo ne ho già parlato, anche questo potete trovare tutti i link in descrizione. La paleologia parte da un punto nel tempo, nel lontanissimo passato, e tramite un approccio assiomatico, vi invito a consultare sostanzialmente in pratica gli assiomi di base, elementi fondamentali, diciamo, di paleologia reazionale, che permettono appunto di andare in sostanza a porre tutta una serie di approcci in cui in sostanza si ha a che fare con miti e leggende, e queste vanno attentamente valutate. Però bisogna considerare che nel tempo poi succedono cose, perché l'essere umano si evolve, e questa ricerca storica può essere, diciamo, fatta fino al 1500. Dal 1500 in poi occorre andare a cambiare metodo di ricerca. Fino al 1500, andando indietro nel tempo, era dominante l'approccio di tipo, diciamo, religioso, e quindi che spiegava un po' tutto all'interno di un pensiero magico e religioso, e quindi è possibile andare a ricercare dentro i miti e leggende tutta una serie con determinati strumenti tipo paleofologico. Dopo il 1500 in sostanza la situazione cambia, perché si inizia ad evolvere in pratica in un modo completamente differente, e quindi occorre approcciare in un modo diverso. Ma di questo ho già parlato, trovate tutti i link in descrizione. Tramite con questo approccio paleofologico si risale praticamente a un paleocontatto che, udite, è esistito in un lontanissimo paleocontatto tra il 6000 e il 4100,
praticamente in Africa, lungo il Nilo. Sì, avete capito bene. Le tre piramidi di Giza e la Sfinge non sono, vanno retrodatate, vanno retrodatate alla costruzione tra il praticamente il 6000 ed il 4100, e quindi a quell'epoca non c'era nessuno capace di fare queste tre opere, e quindi di conseguenza poi all'interno di della cultura eliopolitana sono state tramandate in modo veritiero e corretto tutta una serie di informazioni con la relativa raffigurazione degli alieni che identificano upper tecnologici, razze aliene, astronavi e quant'altro. Questa non è fantascienza, questa è una buona stima di un paleocontatto che è accaduto appunto tra il 6000 e il 4100. Sono arrivate sulla Terra tre navi spaziali con almeno tre alieni. I proto-egizi entrarono in contatto con questi visitatori e narrarono l'evento della mitologia dello Zeptet. Come lo capirono? E 1 più 2 piramidi di Giza, la Sfinge e il tempio megalitico annesso sono il fermatempo alieno, cioè un grande monumento costruito per celebrare il primo contatto con gli esseri umani da parte di astronavi ed alieni. L'opera fu costruita dagli alieni per lo più con il cemento. Il fermatempo contiene il messaggio di presentazione, che è stimabile con approssimamente partiti da Sirio atterrati in Giza intorno al 5000 a.C., partiti per intorno alla cintura di Orione. Qui la data è stata creata un po', diciamo, dipende un po', 4503 o comunque sia all'interno tra il 6000 e il 4100. Un complesso organico di evidenze indicano con buona approssimazione un po' il contatto alieno. Si ritrova perfino testimonianza di questo niente po' di meno che nella cultura, diciamo, australiana degli aborigeni. Quindi tutta un'altra parte che non ebbero mai un contatto con gli egiziani. Ecco, se volete espandere un po' tutto questo, i link se li trovate in descrizione. Il punto focale consiste nel fatto che appunto la paleofologia reazionale si muove dal passato verso diciamo i giorni nostri, con il passare del tempo in pratica man mano che si risale dal passato occorre poi cambiare metodo di ricerca e di filtrazione, diciamo, dei dati, perché il caos entropico e, diciamo, il concetto di alieno incomincia ad entrare all'interno in pratica della cultura e a percolare anche verso il basso, e quindi occorre approcciare in modo diverso. Però diciamo che fino al 1500 gli strumenti di paleofologia razionale, quindi fino al 1500 e andando a ritroso, rimangono costanti. Poi dal 1500 occorre adattarsi al crescente presenza di caos entropico. Ho distribuito anche un lungo modello quantitativo per quanto riguarda traffico alieno per la Terra in un lontano passato con dei paleocontatti, ma è difficile andare a modellizzare qualche cosa perché la serie essenzialmente ha degli enormi buchi temporali, per cui è possibile che all'interno di queste seriazioni tipo paleofologico vi possono essere anche altri avvistamenti che però sono rimasti nel mito oppure sono andati persi perché non sono stati trasferiti dentro miti. E quindi modelli qualitativi è impossibile andarli a costruire, quantitativi, perdono, è impossibile andarli a costruire in dimensione paleofologica dal 4100 fino al 1900, per quanto ci sia già una seriazione abbastanza pigra. C'è poi un modello qualitativo che cerca di spiegare un po' tutto, ma ancora, diciamo, è in progress, che è quello, il modello Cook-Kardashev. Per quanto riguarda invece l'ufologia reazionale, che è un sottoinsieme della paleofologia reazionale, che l'ufologia reazionale si occupa di eventi UFO dal 1900 in avanti, abbiamo modelli quantitativi con una serie di esopianeti specifici in cui è possibile andare a puntare il dito. Tra questi abbiamo anche esopianeti con acqua liquida, lo stato liquido, quindi di conseguenza sono altamente probabili, diciamo, basi aliene di prossimità su questi pianeti, anche perché hanno una distanza compatibile con quanto era già stato osservato dentro all'interno delle serie di ufologia reazionale di tipo quantitativo.
e poi abbiamo il modello qualitativo, il modello qualitativo del contatto di cui abbiamo discusso diciamo in questo podcast, e che vi rinvio, se volete andare a espandere tutto, in cui troverete una secchiata infinita di UPART tecnologici che sono stati scodellati dal 1900 in avanti, che sono evidenza indiretta, di un impatto socioculturale con una cultura aliena benevola, che fornisce strumenti tecnologici in modo sporadico e che, ahimè, vengono studiati e prevalentemente impiegati dall'essere umano subito nella dimensione militare. Ok, per questa lunga puntata pallocolosa è un po' tutto. Trovate tutti i link in descrizione. Ciao, alla prossima. Supposedly are having quite an invasion over here. Whatever.